Lo so, me lo dice il mio corpo che sto cambiando. Me lo dicono i miei occhi quando mi guardo allo specchio. Sto crescendo e sembro un'altra. A volte non mi riconosco neanch'io. Perciò, come volete che riconosca qualcun altro? Una persona che mi sta accanto e che per me non significa niente. Forse crescere in altezza non basta. E per crescere davvero, devo imparare a vedere l'altro così com'è. Sentirlo diverso da me, ciò nonostante amarlo e accettarlo. Ciao Maritza, sono arrivato al dolce. Eccolo qui, il bambino che non esisteva. Che posto da urlo. Bello, eh? Grande, vicino alla scuola. Avrei dovuto capirlo. Te ne devi andare da qui. Chiudi la bocca. Non ho ancora deciso cosa farò di te. Oh, senti, non puoi stare qui, sparisci. Se non stai zitto, sarai tu il primo a sparire, capito, nanetto? Sei soltanto uno spione. No. Ma voglio spaventarti. Io ti ho già visto. Ci conosciamo? Sono quello che ti ha messo al tappeto, ti ricordi? Fossi in te, abbasserei la cresta. Se voglio, posso fartela pagare. Ti tengo in pugno. Avverti la tua amichetta. Io non ho nessuna amichetta. Non mi prendere in giro. Sappi che la mia pazienza ha un limite. Non mi fai paura, dai, picchiami. Che aspetti? Per me non esisti. Ah, non esisto? Tieni! Che cosa ti prende? Piantala! Non ho intenzione di dartele! Mollami! Sta zitto! Dì a Maritza che voglio parlare con lei. L'aspetto nella sala professori questa notte. È urgente. E se non viene? Se non viene, vuoto il sacco. Chiaro. Ehi, sto cercando di chiamare tuo padre, ma il cellulare è staccato. Aspetta, suona libero. È il telefono di casa. Sei qua. Pronto, Peter? Sono Mia. Senti, passa mio papà. Andiamo, gli rubo soltanto un attimo. Senti, non mi importa un corno se ha una riunione, chiamalo e basta, lo sai, anche il mio problema urgente è molto grave. Oh, non cominciare, non te lo posso raccontare. Va bene, lascia stare, mi arrangio, gli scrivo un messaggio, grazie tante. Mi manda in bestia quando prende le sue difese. Mia, che faccio? Tuo padre non c'è, che faccio? Aiutami, per favore. Vico, non ti preoccupare, ora calmati. Puoi fidarti di me, vedrai che papà mi richiama. Ecco. Non ti va di parlarne? Ma allora a chi dici quello che ti capita? Lo sai che vivo per ascoltarti. Feli, ho bisogno di stare un po' da sola. Confidati con me, te lo chiedo per favore. Vivo per te, tu sei l'unica cosa importante. Non devi dire così. Ma è la verità. L'ho detto a Mia, resto nel collegio solo per te. E tutti mi ridono dietro per le umiliazioni che ho dovuto sopportare. Ma non importa, perché ci sei non tu. Non ha nessun senso quello che stai dicendo. L'unica persona a cui devi tenere davvero sei tu, capito? Non sono io. Il fatto è che non posso evitarlo. Manuel, ti amo troppo. Non va bene dipendere dagli altri. Può darsi, ma ormai ho deciso. Voglio vivere per te, quindi cambia espressione. Avanti. Manuel. Sentite che ritmo, gente? Mia, sei una vera schiappa! Le migliori siamo noi! Oh! Forse non fa bene essere nel corpo di ballo. Chi l'avrebbe detto che Maritza sarebbe uscita di testa così? Spegnila, mi scoppia la testa. Impossibile, ci ho già provato. Andiamo ragazze, ballate, siete pigre, forza, avanti, no. Dai Luna, non farti pregare anche tu, Luman. No, basta, Maritza, piangala. Non siamo pigre, ci hai stufate. 1, 2, 3, 4. Oh, sì, adesso basta, voglio dormire, tieni. Ma che... Così! Nacho, aiuto! Aiuto, dai, entra! Nacho. Ma sei impazzito, sai che non dai, devi venire qua. È notte! E allora, di giorno o di notte è sempre pericoloso. Ti devo dire una cosa, ascolta. No, Nacho, tu non sei tutto a posto, così ti vedranno. Mi hanno già visto.
Cosa? Manuel, ti stavo aspettando. Perché? È per il discorso di ieri. Per tutte le stupidaggini che ho detto riguardo la paura. Scusami, non sapevo niente del tuo vecchio. Sarà stato uno shock? Sì. È come... come se di colpo la terra si dividesse in due. E tu rimanessi proprio sul lato opposto rispetto alle cose che ami di più e che, che ti danno sicurezza nella vita. È per questo che sei qui, no? Sì, per recuperare quello che ho perso. Ma tuo padre non lo puoi recuperare. Però il suo onore sì. E c'entra anche Feli in tutto questo. Feli. Feli è il primo di una lista infinita di errori che sono sicuro commetterò ancora. Però niente mi impedirà di centrare il mio obiettivo, tantomeno quegli stupidi della loggia. Senti, ho fatto un elenco dei ragazzi che erano liberi quando mi hanno aggredito. Leggi. Perché? Beh, ecco, ho pensato a quello che hai detto ieri. E sì, hai ragione. Non devo spaventarmi. E non posso non reagire. Il discorso che facevi sulla paura. Beh, sono ancora molto spaventato. Però se tu hai superato la paura, io prometto di provarci. Feli, ti posso dire una cosa? Proprio sapere chi ti ha lasciato i registri della loggia. È impressionante leggere quello che hanno fatto questi tizi. Sono degli animali. Sì, però sono ore che ne stiamo parlando, ma non arriviamo a nessuna conclusione. Beh, abbiamo scoperto quel nome, è già qualcosa, no? Beh. Questo lo so, però Mano Nera. Si firmano sempre così. A che ci serve saperlo? Significa che si chiamavano Mano Nera, però perché avranno cambiato nome? È questo che non riesco a spiegarmi. E poi considera. Senti, anche che... Va bene, hanno cambiato nome, però... È passato un millennio e non è questo che ci interessa. Noi vogliamo sapere adesso chi compone la loggia. Potrebbe essere qualcuno che incrociamo tutti i giorni in corridoio. Insomma, dobbiamo indagare. E Marcos? Ah, è nel laboratorio di chimica, sta finendo un lavoro. Senti, ne parliamo domani. Sì. Mettiamoci a letto. Sono morto, troppo stress. Vabbè, io vado in bagno, eh. Hai fatto in fretta. Copriti, copriti per favore, vestiti, ho bisogno di parlarti, copriti. Che ci fai ancora in giro? Forza, vai subito a dormire. Adesso controllo tutte le camere per assicurarmi che non manchi nessun altro. Oh, che racconteremo al professore quando vedrà mia colonna nella stanza del sottoscritto. No, per favore, aiutami, fa qualcosa se mi trovano qui, rischio l'espulsione. Stavolta ci sarà da divertirsi, cara, no? Piantala, tutti e due dovremo dare una spiegazione. Siamo soli qui, perciò sei responsabile quanto me. E poi tu potresti avermi obbligata ad entrare. Beh, no, non è andata così. Beh, io perlomeno sono vestita. No. Oh, che bravi! Nico, per favore, sta zitto, entra e chiudi. Ah, giusto. Muoviti! Ma che ci fai tu qui? Devi essere matta, vuoi farti espellere dal collegio, stai rischiando. Sono uscita. No, il professore lì fuori ti scoprirà, è matematico. Dalla finestra, vai� ragazzi, non ho neanche i calzini termici, finirò per congelarmi. Aprite la porta, è previsto chiudersi a chiave. Sì, arrivo. La chiave, stiamo cercando la chiave, è sparita. Dove sarà? Ah, eccola qui. Che fate? Perché vi siete chiusi dentro?
Beh, volevamo dormire. Fuori c'era rumore e non riuscivamo a prendere sonno. C'è un caos tremendo, è tutto disordinato, i letti sono disfatti. Che combinate? Perché... Marcos non c'è. Sì, l'ho già visto. E gli ho detto Marcos di venire a coricarsi. Però non ho chiesto di Marcos. Perché eravate chiusi dentro? Che combinate? Ma niente. Mi conviene dire la verità. Sono un ex allievo del collegio. Non cercate di fregarmi. So come funziona. E va bene, vuotiamo il sacco. Ascolta, tanto vale confessare, ha già capito tutto. No, no, sei pazzo. E chiudiamo a chiave, perché è più sicuro. Non me la bevo, Aguirre. Sai perfettamente che qui è sicuro. Ed è proibito chiudere a chiave. Andiamo. Trova una scusa convincente. Ci chiudiamo dentro per questo. Assurdo. Non immaginavo che esistesse ancora. Raccontate. Ehi là? C'è nessuno? Ciao. Vedo che sei stata puntuale. Ma tu sei così cretino fin dalla nascita o ti sei perfezionato con il tempo? Si può sapere perché mi hai fatto venire in sala professore? È molto semplice, mi piace il pericolo. Beh, in realtà mi eccita. Smettila di fare il Brad Pitt dei poveri e dimmi. Senti, che cosa bella, vuoi. Senti bella, passa la cresta. Sei l'ultima che può darmi ordini. A partire da oggi sarai tu che dovrai obbedire al sottoscritto. Ah sì? Ma guarda, sì. Beh, a meno che tu non voglia far sapere a tutta la scuola che hai sequestrato un ragazzino. Non ho sequestrato nessuno. Dipende da quello che deciderò di dire, non ti pare? Il direttore sa già dell'esistenza di questo bambino e poi tu hai preso in giro sia lui che il mio vecchio, dicendo che non esisteva. E Maritza, pensaci bene, quanto tempo potrà mai passare prima che Dunov ti cacci via quando verrà fuori questo scandalo? Beh, che c'è? Vuoi fare la spia? Ti sembra che io abbia la faccia da spione. Attenta a quello che dici. Il ragazzino non mi interessa. Voglio fare un accordo molto più vantaggioso. Va bene, dai, sentiamo. Quanta grana vuoi? No, no, sei proprio fuori strada. Voglio i tuoi servizi e la tua obbedienza. La loggia. Pensavo fosse una storia vecchia. No, è più attuale che mai. Ai miei tempi era una vera e propria piaga. Praticamente dominava tutto il collegio. Erano molti? No, no, è una cerchia piuttosto ristretta. Quasi nessuno riesce a entrare. Ammettono solo parenti, fratelli o cugini o amici. Finora è mai successo che abbiano preso qualche membro del gruppo? Ah! 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 Sono pericolosi! Oh, ho i brividi! Anch'io! Ah. In ogni caso, dovete stare molto attenti. Che succede? Niente, tranquillo, niente. Ragazzi, adesso è tardi, ma domani ne parlerò con Dunov. Tanto lui non vuole saperne niente, finge che non esista. Ti sbagli, non dire così. Il direttore è una persona responsabile e non permetterà assolutamente... Non penso, è una causa persa. Quando Manuel è stato minacciato, Dunov non gli ha neanche dato ascolto. Sì, ma allora che farete? Beh, è molto semplice. Li prenderemo... Niente, niente, non faremo un bel niente. Non c'è nessuna soluzione. Dobbiamo resistere e sopportare finché si stancheranno. Ecco... Mi dispiace, che... ragazzi, davvero. Io non ero un borsista come voi. Però ho visto quanto si sta male. A domani. Buonanotte. Salve. Non ho mai vissuto un'esperienza così degradante! Marco! Prima di andartene, perché non mi dici che volevi? Non ci penso nemmeno, non voglio fare indigestione di messicano. Azteco! Azteco! Io vado, ragazze. Non vuoi richiamare tuo padre? Vico, te l'ho già spiegato. Gli ho già mandato 3 mail e gli ho scritto almeno 3 messaggi dal cellulare. Non sarà ancora tornato, calmati. Ma come faccio a calmarmi? Ogni secondo che passa sì, io... Sì, lo so, ti capisco, però non mi angosciare più con questa cosa, ok? Oggi sarà un giorno stradifficile e ieri ho passato la peggiore notte della mia vita. Perché? Adesso non te lo posso proprio raccontare. Oggi Alicia dirà quali sono i membri del corpo di ballo. Ovviamente, anche se sono caduta, tutti quanti sanno che rimango io la migliore e resterò nel gruppo. Speriamo. Un po' di ottimismo, dai. E anche se tu non hai fatto la prova, ci penserò io a farti entrare. Dai, andiamo a fare colazione adesso. No, no, vai tu. Io resto qui, riordino le mie cose e ci vado più tardi. Va bene. Thank you.
Buongiorno. Uno dei segreti per avere successo nella vita è essere efficienti. Le situazioni problematiche, quanto prima vengono risolte, meglio è per entrambe le parti. E in questo caso tu e il collegio. No, non capisco, signore, che cosa vuol dire? Raccogli le tue cose, fuori c'è un autista che ti attende. Ho parlato con tua madre e ci siamo capiti perfettamente. No, no, non può essere. Ti stanno aspettando a casa tua, Victoria. No, per favore. Per favore, non mi faccia questo. Non ho neanche salutato le ragazze. Adesso basta, non rendermi il compito ancora più difficile, per favore. Signore, le posso dimostrare che quello che le hanno detto è una menzogna, la prego. Non mi cacci. Non ho mai danneggiato il collegio, tantomeno i miei compagni di scuola. Sei troppo giovane per capire, però sappi che ti sto proteggendo. Sarebbe peggio se ti esponessi alle critiche degli altri. Non è giusto. Adesso basta. Gloria è già fuori, ti sta aspettando per accompagnarti fino all'auto. E spero che questo ti serva per riflettere e tornare sulla buona strada, dico. Sai, le ragazze facili non vanno da nessuna parte nella vita. È sempre stato così, già dai miei tempi. Tieni i tuoi libri e la chiave dell'armadietto. Ah, grazie, cara Marizia. Prego. Ma per favore, qualcuno mi porti in infermeria che sto per sentirmi male. L'ho mollata. Sbaglio, hai portato le sue cose a Pablo. Sì, allora? Quello mi sta ricattando. Senti, Marizia, non esiste niente che non si risolva con un bel calcio. È per via di Nacho? Sì, ha detto che non spifferà niente, però in cambio devo fare quello che vuole. Hai visto qui? Secondo me funziona. Che ne dici? E dico? Non ne ho idea. Che strano. E poi si lamenta se i professori parlano male di lei. Io ci proverei. Scusate, il professor Santiago mi ha gentilmente ceduto qualche minuto della sua ora per un commento sulle selezioni. Le ragazze che entrano nel gruppo sono Maritza, Luhan e Belen. E poi? Scusi un attimo, è sicura di non aver scordato nessuno? Sicurissima. Mitre, bene, ecco a te. Pass, non c'è pass? Mia. Colucci? Sì, come dice? Ti senti bene? Sì, tutto a posto. Sicura? Che è successo? È che l'unico neurone che ha si è addormentato. Davvero sto bene, professore. La tua compagna? L'ha chiamata il direttore. Starà verificando che accettino assegni. Non l'ho capita, non ci arrivo. C'è qualcosa che mi sfugge? Niente, era soltanto una battuta stupida. Prenditi la responsabilità delle tue parole. Mi riferivo alla pagina del diario. Scusa, che diario? Questo, professore. Ragazzi, questa però è una schifezza, sono sbalordito. Chi è stato a scriverla? Prof, non vorrà perdere tempo per discutere di una simile porcheria. Giusto, non ha senso parlare di questa cosa. Questo schifo rispecchia una filosofia di vita particolare, quindi sì che ne parliamo. Ditemi che cosa pensate di questa roba. Non è un caso che Vico compaia nel diario. Ah, non è un caso? Perché, scusa? Non capisco. Beh, ecco, ormai si sa che è una sveglia con i ragazzi. Che sia una sveglia non significa niente. Per accusare qualcuno bisogna avere delle prove. Magari chi ha scritto quella roba le aveva, per questo l'ha fatto. Non ha un bel niente, perché sennò avrebbe messo un nome e invece non si è firmato. In questo collegio trovare qualcuno che abbia fegato è più difficile che trovare qualcosa nella testa di Mia. Perché non la smetti di prendertela con me e di fai gli affari tuoi? Guardati, sei un caso umano. Però sembra che a Mialandia sia scoppiata una tempesta e la principessa è proprio nera. Intervallo! No, no, state seduti! Ho detto state seduti! A fine giornata vi aspetto in cortile. No, come a fine giornata? È il nostro tempo libero. Devo finire il discorso, non c'è stato tempo. A fine giornata vi voglio in cortile e farò l'appello.
Senta, Gloria, sì? Sto cercando Vico, non so se è col direttore. Vico? No, sì, in effetti è stata dal direttore, capito, però sì. Ora non c'è più. Adesso è tutto chiaro, perfetto, grazie. Posso esserti utile in altro modo? Sì, sì, puoi, come... non sa dove è andata? No, no, non so, non lo so. Scusi, una domandina così, tanto per... È stressata? Io? Sì. No, no, sì, per niente, sì, cosa sì, te lo fa pensare? Non neghi. Sì, ma... Senta, se vede Vico può dirle per favore che la cerco, ok? Va bene, sì, sì. Se lo scriva però, se no, se lo scorda. Va bene, prendo nota, me lo segno. Ti sta... Gluci, posso parlarti un secondo? Sì, 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 però ora non ho tempo, prof. Sono occupata. Stai bene? Che ti succede? Assolutamente niente. Non ci credo, sei scappata via dalla classe. No, no, cose mie, niente di grave, però grazie. Va bene come vuoi, ma a volte uno ha bisogno di parlare. Ho mille persone con cui posso confidarmi. Sono la ragazza più popolare del collegio, se lo ricorda, prof. Spesso le persone circondate da un sacco di gente sono quelle più sole. Senti, se vuoi farti una chiacchierata con qualcuno, io sono qui, ok? Il prof ha ragione. Non so come tu possa parlare così di Vico. È una tua amica, no? No, né mia né Vico sono mie amiche. Tu mi hai detto che non posso fidarmi di nessuno nel collegio, perciò l'unica persona di cui mi fido sei tu, mi capisci? Feli, questo non è esattamente quello che volevo dirti. Vedi, gli amici non potranno mai essere del tutto perfetti, ma basta che ti siano vicini quando hai realmente bisogno di loro. Beh, loro non ci sono mai quando io le cerco. Invece tu ci sei. Non ti andrebbe un sandwich? Sei molto magro, sai. No, grazie. Sicuro? E dai, te ne compro uno e lo mangi con Nico. Ve lo dividete, no? Torno sì, subito. Grazie. Manuel, tu mi hai detto che Feli è stata solo uno sbaglio. Però lei non lo sa. No, non ho trovato il coraggio di dirglielo. Ma ho preso una decisione. Cioè, la lascerai? Sì. Non può funzionare. A me questo sembra un orrore. Io non sono sorpresa. I giovani hanno perso ogni valore. In TV fanno vedere solo corruzione, telecamere nascoste che smascherano politici, giudici, poliziotti. No, no, non c'è più moralità. I ragazzi imitano quello che vedono. Per me è troppo facile addossare la colpa ai mass media oppure alla realtà. Qua l'unica realtà, mio caro professore, è che chi ha scritto il diario è molto intelligente. Sembra una mossa ben studiata. Forse è una vendetta, farà parte delle regole del gioco. Non è male. Mi scusi tanto, professore, io non ci vedo niente di positivo. I ragazzi sono crudeli e sarebbero capaci di fare qualunque cosa. Peggiorano a vista d'occhio. È orribile. Secondo me dobbiamo intervenire. C'è un problema con questo gruppo. Non contate su di me. Voglio solo insegnare la mia materia. Per me basta e avanza. Ci io la penso come lei. Che ci pensino i genitori? Sì, sono d'accordo. Va bene, l'argomento è chiuso. Salve, come va? Le serve qualcosa? No, grazie. Cercavo mio marito. Vado. Buongiorno a tutti, signori. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, vi ho portato il fascicolo del nuovo allievo. Di che anno è? Del terzo. Ah, un altro che un padre famoso. No, forse ti sbagli, Hilda. Mi pare che... Sì, Alicia mi ha raccontato che è lui quello famoso, perché è campione di deltaplano sì, in Sud America lui, e anche esatto. In Europa. Il direttore mi ha detto di chiedervi se poteste avere un occhio di riguardo nei suoi confronti, anche perché entra a corsi ormai iniziati, pertanto... Un raccomandato in questo collegio? Che strano. Però deve esserci un errore, il terzo anno è già al completo. No, c'è un posto vacante, sì. Victoria Paz ha lasciato l'istituto. Vico. Nacho, cosa sono queste? Sono le bottiglie di Pablo. Quell'idiota non penserà di installarsi qui. Perché? Non me lo permetterai? Guarda qui, io non ci ho capito niente. Peter, sei proprio sicuro di avergli spiegato che è molto urgente? Sì, sì, hai ragione, deve rimanere un altro giorno lì, certo. Digli una cosa da parte mia e lo ringrazio. Ciao. Mia. Possiamo parlare?
Ho bisogno di fare due Adesso chiacchiere. Non posso, sono molto occupata. Ti rubo soltanto un secondo, è importante. E se ti dico che non voglio come hai fatto tu l'altro giorno? Sei entrata in camera mia di notte, doveva essere urgente. Che c'è? Niente, non ho voglia di parlarne. Stavi piangendo? Che succede? No, guarda, una vincente come me non avrebbe motivo di piangere. Allora, che ti serve? Per via di Feli. Ah, ma che combinazione. È giusto di questo argomento che ti volevo parlare. Sono molto preoccupata per la mia amica. E poi tu hai fatto di tutto per allontanarmi da lei. No, io non ti ho allontanata da nessuno. E non era mia intenzione. Sono preoccupato per certi suoi comportamenti. E non la vedo tanto bene. Ma senti un po', questa è la prima volta che ci troviamo d'accordo su qualcosa. Che strano. Dimmi una cosa, è sempre stata così? Beh, così come? Ecco, possessiva nei rapporti affettivi. No, no, il fatto è che Feli non ha mai avuto una relazione stabile e tu sei il suo primo ragazzo. Feli è molto sensibile e troppo poco indipendente, sai? Ha molti problemi in famiglia. Io, le ragazze e il collegio siamo le cose più importanti che abbia. E ora non so come si sia potuta scordare tutto questo. L'unica persona a cui pensa sei tu. Anch'io fatico a capire. Ti giuro che non era mia intenzione. Io volevo solo darle un po' di sicurezza e di fiducia in se stessa. Però non volevo diventare il suo chiodo fisso. Non era nei miei piani, davvero, devi credermi. L'unica cosa che spero è che tu ricambi i sentimenti che Feli prova per te. Altrimenti le darai una delusione. In realtà, questo posto è l'ideale per me. Sì, però rimani casa mia. La tua tana, vorrei dire. Basta, Nacho, lascia che sistemi tutto io. Sì, sì, brava. Perché non spieghi a quel nanerottolo che voi due dovrete fare tutto ciò che vi dico? Inizia a darmi un po' sui nervi. È insopportabile, dobbiamo fare qualcosa perché capisca che non abbiamo paura. No, non possiamo fare niente, Nacho. Eri il mio idolo, sai? Perché ti arrendi senza combattere? Fermo, tu pensi che a me non piacerebbe strappargli quei denti che si ritrova uno per uno senza anestesia e che non posso? Perché? Per te, Nacho, perché non dica a nessuno che sei qui. E che lo dica, poi tu neghi col direttore e siamo a posto. Purtroppo non è tanto facile, dobbiamo sopportarlo, è il prezzo della tua libertà. Aspetta, mi è arrivato un messaggio, vediamo. È finito l'intervallo, devo andare, Nachito, ciao. Maritza, ti voglio bene. Anch'io, tanto. Bacio. Ciao. Entriamo? Mia, senti, devo dirti una cosa. Mi spieghi che stavi facendo con Mia? Stavamo parlando. Di che? Di me? Beh, in realtà sì. No, Manuel, non le devi credere. È tutta una menzogna. Tutto, assolutamente tutto quello che dice. Ha detto che le manchi molto. Buongiorno. Bentrovati. Buongiorno. Salve. Buongiorno. Seduti, per favore. È così. Però non può essere andata via senza nemmeno salutare. Dunov ha già parlato con la madre di Vico. E poi io non sono riuscita a parlare con papà perché fermasse Dunov. Sì, è tutta colpa sua. Basta, non pensi di poter fare qualcosa senza ricorrere a tuo padre? Da sola non posso fare niente. Ma non mi hai detto che eri molto popolare qui? Ovvio, io mi metto una cosa e il giorno dopo ce l'hanno tutte. Beh, allora puoi fare molto più di quel che pensi. Una volta tanto lotta per qualcosa che non sia la moda. Provaci. Ora entra in classe e pensaci. Ma no, stia tranquillo, signor Colucci. Sua figlia se la cava egregiamente. E già che ci siamo, ho appena visto il suo compito di matematica. Ha preso 10. Che le dicevo, eh? Sì. No, non c'è nessun problema. No, no, non è successo niente che valga la pena commentare. E sicuramente sua figlia le ha mandato quel messaggio per attirare l'attenzione, eh? Sappiamo bene com'è fatta Mia, eh? Sì. No, 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 se ci fosse bisogno la metterei subito al corrente. Sì, certo, può stare tranquillo. Non dimentichi che sono qui per servirla, signor Colucci. Arrivederci. D'accordo, ci sentiamo. Signore, sono arrivate le persone che aspettava. Ah, sì, bene, le faccio passare. Accomodatevi pure. Che sta succedendo? Buongiorno. Buongiorno, signora, benvenuta anche a lei. Come va? Bene, grazie. Sedetevi pure, veniamo subito a noi. Non ce la faccio più, per favore. Mi dica cosa ha trovato in mia figlia. Beh, si tratta di qualcosa che mi ha lasciata letteralmente senza parole. Come sarebbe che non ti hanno permesso di salutarci?
Va bene, calmati, calmati. Sì, immagino quello che deve essere casa tua adesso. Ma perché tua madre non è venuta a parlarne? Ah, sì, per i borsisti è tutto diverso, sì. Va bene, Vico, calmati, stai tranquilla, perché le cose non resteranno così. Ti mando un bacino, a presto, ciao. Non ti avvicinare più a Manuel, soprattutto non gli parlare di me, perché sappi che lui è solo mio e non permetterò che qualcuno si metta tra noi, hai capito? Tu ancora non mi conosci, faccio la stupida, ma so anche essere cattiva, quindi sta lontana da Manuel. Mi mancava anche questa. Mi spieghi che cosa hai in quella testa? Pensi che io non abbia cose più importanti da fare? Provare la coreografia, magari, ma ti hanno esclusa dal gruppo di ballo. Fa male, vero? Sei sleale, lo sai, perché io non ho mai voluto che tu stessi male, Feli. E se qualche volta ti ho ferita, perdonami, mi dispiace molto, sul serio. Troppo tardi, Mia. Non puoi prendermi in giro perché mi hanno esclusa. È davvero crudele da parte tua. Me l'hai insegnato tu. Con permesso. Che ho fatto stavolta? Mia cara. Ah, bingo, possiamo dare inizio alle danze, ci siamo tutti. Conserva le battute per un altro momento, spirito. Ti ho fatta chiamare perché la psicologa ha i risultati del test. Maritza, dobbiamo parlare. Che è successo? Beh, ti dico subito che non sono dell'umore adatto per ricevere prediche, quindi dammi qualcosa. E va bene, puoi farteci un cappello se vuoi, però io non gli darò importanza, per me non serve a niente. E invece ti sbagli, sì che serve. La psicologa ha fatto bene il suo dovere. Ascolta quello che dice. Maritza è una ragazza molto tranquilla e obbediente, che si preoccupa per gli altri. Di buoni sentimenti, è introversa. Fatica a esprimere quello che sente. Beh, cos'è quella faccia? La vecchiaia ha avuto la meglio, non capisci? Vado bene o no? Per il direttore magari sì, però per me no. Perché? Che c'è? Perché sono la tua mamma e so perfettamente che questa non puoi essere tu. E chi è invece? Sì che sono io, è che tu non mi conosci tanto bene. Dici di conoscermi, però non è vero. Qui c'è scritto anche che ti comporti come una che non dà nessun valore al vincolo materno. E che vai continuamente in cerca di una madre sostituta perché ti senti come abbandonata dalla tua. Rispondimi, figlia mia. È così? Perdonatemi, Maritza deve tornare in classe a lezione con il professore di etica. Ancora un secondo, D'Onofrio. Sì. Dimmi, Maritza, è proprio tutto vero? Beh, ecco, se lo dice il test sarà così, non saprei, però non è andato male. No, mi hanno sorpreso i risultati e mi fa piacere che tu sia migliore dell'immagine che dai. Sì, ma deve sapere che a volte le apparenze ingannano. Oh, Marcel, che razza di madre sono? Ehi, prof, staremo ancora tanto qui a non far niente. Ora cominciamo, non ci siamo ancora tutti, manca qualcuno. Ah, meglio tardi che mai. Scusi, ma le bende a che servono? Giochiamo a mosca cieca? Qualcosa di simile. Ah. Distribuite le fasce e scegliete ognuno un compagno di classe. Dopodiché bendatelo. Tieni, passale. Ecco, a te. Faremo un esercizio durante il quale vi studierete gli uni con gli altri. Maritza, vieni. Forza, eh? Con lui, coraggio. Andiamo, un po' di brio. Dai, io con lui. Vieni. Su, avanti, ognuno si cerchi un compagno. No. Qui. Con lei. Sì, coraggio. E io? Bendatevi gli occhi, su, che cosa aspettate? Io? Non vedo, dov'è? Proprio io? Questo esercizio serve a fargli capire che siete delle persone e non solo dei cognomi. Ci siete? Andiamo. Chi manca? Bendatevi gli occhi. Vediamo se vi riconoscete. Datevi una mossa. Chi ha spento la luce? Possibile che vi vergognate tanto? Che vi prende? Dovete imparare a conoscere gli altri al tatto. Thank you.
pensando. Si hoy te voy a ver, pero es inútil negarlo. Tú me estás atrapando otra vez. La campanella. Però l'intervallo potrebbe essere anche un po' più lungo, no? Dobbiamo tornare di nuovo in classe e ripetere la stessa storia all'infinito fino alla nausea. Tranquilla, Hilda, con calma. Se tardi un po' non è la fine del mondo. No, è qui che ti sbagli. Ho già festeggiato le nozze d'oro con la docenza e sono sempre la stessa. Non trovo giusto arrivare tardi in aula. Lo so, è una questione di rispetto verso gli allievi. Signori, scusate un attimo, prima che andiate in classe ho bisogno che mi firmiate questo, eh? È un verbale per la commissione direttiva in cui ho spiegato tutti i motivi dell'espulsione dell'allieva Victoria Pass. E perché dobbiamo firmarlo noi, mi scusi? Perché è necessario che tutti i nostri professori dimostrino di essere in pieno accordo con quanto deciso in merito al provvedimento che è stato da me adottato. È tutto chiaro, no? Va bene, vi ringrazio e conto sulla vostra collaborazione. Certamente. Buongiorno, buongiorno. Ma che proponete di fare con questo? Dobbiamo firmarlo, Hilda. Non vorrei avere problemi con il direttore. Vuole il nostro appoggio. Con lui non si scherza. Sono contento che vi sia piaciuto questo esercizio. Per caso è ancora valida la sua offerta? Posso ancora parlare con lei se ne ho bisogno? Sì, sì. Bene, ho pensato molto a quello che mi ha detto. E beh, ecco, niente, ho deciso di lottare per Vico. È la mia migliore amica, mi manca da morire. Mi fa piacere, questo ti fa molto onore, complimenti. Grazie, ma io non ho mai fatto niente di simile. Beh, qualcosa ti verrà in mente. L'importante è che tu abbia fatto una scelta. È stata un'esperienza, non so, assurda, perché sospettavo di tutti, anche di Marcos, che è un amico. Vedevo quelli della loggia ovunque. Questa storia mi manda fuori di testa, rischio di impazzire. È un incubo. Ho già studiato un piano per quelli della loggia. Però ne parliamo dopo, ora devo sistemare una cosa. Cioè, che farai? Quello che avrei dovuto fare molto tempo fa. Ciao. Ciao. Come stai? Chissà perché il professore non ci ha fatto fare l'esercizio insieme. Mi sarebbe piaciuto. Senti, Feli, dobbiamo parlare. Manuel, che cosa ti succede? Non ti ho mai visto così. Feli, ci ho pensato molto e ho preso una decisione. Su che cosa? Su di noi. Vedi, mi pare evidente che sia meglio per entrambi se la finiamo qui. Dai, lo so che è uno scherzo, non ci casco, sai. Che cosa pensavi, che mi si chiudesse lo stomaco? Ma Feli, piantala. Feli. Che c'è? Non è uno scherzo. Mi dispiace. Dimmi che non è vero. Dimmi che stai scherzando. Manuel, se tu mi lasci io mi uccido. ¿O me equivoco, mi vida? No, 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 no te equivocas. ¿No? ¿Eh? Bueno. ¿Qué fue, boludo? Sí, ¿qué siento sé? Largo. Estamos tan solos, tan apasionados, que es fácil herirnos por cualquier costado. Que soñar despiertos es un gran pecado. Si no te estuviéramos, estás caminando en busca del sol. Por favor, Vico, porfa, no seas de cuarta. Bueno, pero ¿Dejes ir algo? Sí. Dale. ¿Dejes ir algo? Sí. Ay, Pico, por favor, no seas de cuarta. Estamos ensayando, bro. No seas de cuarta. Ay. Tanta pesadilla, pero aquí estás y a mi lado vas y gritamos juntos. Resistiré, bandera blanca al corazón. Resistiré. A mí me pasó lo mismo. Él me dijo que mis botitas Armani eran truchas. Entiendo injusticias. ¡Ay, se chocó! No. Llegamos tarde. Resistiré, resistiré, resistiré. La cobardía no se puede. Resistiré las apariencias del
espere, espere. Entonces, quería presentarle a un nuevo compañero. A partir de mañana se va a integrar a su división. Joaquín Arias Parrondo, Marisa Espirito. Maritza, ¿estabas acá? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Qué bueno, porque hoy te tengo una sorpresa muy especial. Puede pasar ya. Hoy va a estar tu mamá con nosotras. No, pero esta no es mi hija. Últimas noticias. Según parece, hubo un encuentro clandestino en la Mapoteca entre la alumna Mía Colucci y el mexicano Manuel Aguirre. ¿Será este el tan famoso intercambio cultural? Es mentira. ¿No te parecen varios encuentros entre dos personas que aparentemente no se bancan? ¿De qué hablas, Pilar?